Molto bene, interrompiamo qui la trasmissione che va in serie, che va in sequenza per prendere la diretta e continuare la trasmissione che avevamo cominciato l'altra volta. Il tema di oggi è vivere nella società da stregoni e considerando la società fatta di un mondo di dei, di un mondo di esseri che ci aggrediscono e che tentano di condizionare il nostro esistere e il nostro modo di affrontare la vita. Ebbene, la società vista in questo modo è una società vista da stregoni, cioè in pratica la società in cui vivo non è una società muta, una società silente, una società fatta di uno schema fisso all'interno della quale io mi muovo, ma è una società fatta di un numero infinito di dialettica, di un numero infinito di individui che si muovono all'interno di un insieme che progettano e che modificano anche l'insieme della società. Questa società che si muove in questo modo è una società vista dagli stregoni e non è una società invece monoteista. La società monoteista è una società statica, è una società silente, è una società in cui i singoli individui devono obbedire a regole, devono obbedire a norme. E non sono i costruttori della società stessa, non sono i protagonisti della società, ma sono coloro che obbediscono alle regole che vengono date. Ebbene, nella trasmissione precedente noi abbiamo parlato degli elementi che ci riportano all'interno della natura, cioè quel viaggio che noi facciamo a ritroso, data l'educazione cattolica, data l'educazione cristiana. Noi ritorniamo all'interno della natura, ritorniamo fra gli esseri della natura e riaffermiamo noi stessi. Questo viaggio a ritroso che abbiamo fatto partendo da quella che è la società e da quello che è l'educazione cristiana ci ha riportato all'interno della natura. E nella trasmissione precedente mi ero fermato all'ultimo elemento che è il vivere per sfida. Il vivere per sfida della stregoneria è il vivere normale, è il vivere di tutti i giorni. Noi sempre viviamo esclusivamente per sfida, sia che lo riconosciamo o che non lo riconosciamo. In stregoneria, tutto quello che abbiamo fatto per ritornare nella natura era una sfida, perché era una sfida a noi stessi, al nostro modo di essere all'interno della società in cui viviamo. Ma era essenzialmente un diventare adulti. Cosa significa diventare adulti? Diventare adulti significa riprendersi nelle proprie mani la propria vita, il proprio cammino, il proprio modo di affrontare il mondo. Quando eravamo bambini, quando eravamo infantili, noi subivamo i fenomeni del mondo e ai fenomeni del mondo rispondevamo. Ed eravamo infantili, eravamo piccoli, eravamo giovani mentre rispondevamo alle sollecitazioni del mondo e subivamo essenzialmente, ci adattavamo spesso con molto dolore. L'adulto invece, a differenza del bambino, ha la capacità critica, cioè ha la capacità di discriminare fra ciò che si presenta nel mondo. L'adulto discrimina, sceglie, si organizza, si modifica, agisce per il proprio risultato e agisce di conseguenza. Essere adulti significa diventare delle persone propositive, cioè delle persone che si assumono la responsabilità della propria vita, che agiscono in funzione della propria vita e che essenzialmente modificano la qualità e l'organizzazione con cui andare a vedere e ad affrontare il mondo. Il vivere per sfida nella stregoneria assume il nome dell'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato è l'elemento che conclude i 10 elementi che ci riportano nella natura. In pratica, l'individuo è diventato adulto, comincia a vivere nella società, si assume le responsabilità della propria vita, ha degli obiettivi, ha degli intenti, quegli obiettivi e quegli intenti intende raggiungerli mediante delle tecniche, mediante dei progetti, mediante delle strategie. L'arte dell'agguato, che è la fine dei 10 elementi che ci riportano all'interno della natura,
non è altro che la divinità Atena, non è altro che la dea che sorge dalla testa di Zeus. Che cosa è successo? Zeus gli era stato pronosticato che se avesse continuato a fare ciò che facevano tutti gli altri dei, uno dei suoi figli lo avrebbe detronizzato, come lui ha detronizzato Crono, come Crono ha detronizzato Urano stellato. Anche un figlio di Zeus lo avrebbe detronizzato. Zeus a questo punto doveva cambiare. Per cambiare Zeus cosa fa? Mangia Meti, mangia l'intelligenza progettuale e dalla sua testa viene partorita Atena. Atena è l'arte dell'agguato, molto di più che non la Minerva romana. Atena è effettivamente colei che progetta le guerre, colei che progetta l'artigianato, colei che progetta le trasformazioni della vita e delle cose. Atena è una signora che nasce dal cervello di Zeus, che viene calato fra gli esseri umani e fra gli esseri umani diventa l'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato che ci riporta a vivere nella natura. Tutte le nostre specie, le nostre generazioni, gli esseri umani prima di noi hanno praticato, volenti o nolenti, l'arte dell'agguato. Noi però dobbiamo mettere a posto, dobbiamo mettere in ordine. E dal momento che non posso dire alle persone cosa devono fare per praticare l'arte dell'agguato tutti i giorni nella loro vita per raggiungere i loro obiettivi, è stato fatto uno schema che definisce l'arte dell'agguato. Ed è uno schema figurato, cioè uno schema fatto di immagini che le persone possono utilizzare in qualunque momento della loro esistenza. Vi ricordo che la stregoneria non dà una verità, non dà un fine, non dà una meta. La stregoneria non dice mai devi fare questo, ma la stregoneria dice questi sono gli strumenti. Tanto più è la tua capacità emotiva, le emozioni che tu coinvolgi nella tua vita, tante più emozioni coinvolgi, tanto più profondo è l'uso di questi strumenti, tanto più totalizzante è la relazione che tu costruisci col mondo, tanto maggiore è la modificazione della tua struttura emotiva e tanto maggiore è la tua capacità di percepire in maniera diversa, in maniera più completa il mondo in cui vivi. Pertanto la stregoneria non dice alle persone che cosa le persone devono fare. La stregoneria fornisce gli strumenti. E nell'arte dell'agguato noi abbiamo uno schema abbastanza preciso che è fatto di immagini. E queste immagini prendono ad esempio la tigre. Poi è un'immagine abbastanza immediata, nel senso noi abbiamo una tigre che sta per cacciare un cervo. E noi quando lo guardiamo la scena per televisione vediamo semplicemente una tigre che salta sul cervo e lo addenta e se lo mangia. Ma questo atto non è altro che l'atto finale che la tigre mette in essere. Per mettere in essere questo atto finale, la tigre passa attraverso tutta una scelta di trasformazioni. E questo vale per ognuno di noi. Ognuno di noi ha un risultato finale da raggiungere, oppure delle ipotesi finali da raggiungere. Per raggiungere quelle ipotesi finali deve mettere in atto una serie di strategie, una serie di azioni. E allora l'arte dell'agguato è stata così definita. La tigre conosce se stessa e le sue possibilità. 2. La tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. La tigre ha l'intento di ciò che fa. L'intento della tigre è il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. La tigre osserva l'oggetto. La tigre nasconde se stessa il proprio obiettivo. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. La tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. 11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. La tigre dunque, quando arriva a prendere un oggetto, ha fatto tutta una serie di azioni. Quelle azioni spesso, almeno parte di queste,
istintivamente le facciamo anche noi quando vogliamo raggiungere degli obiettivi, ma non li facciamo mai vivendoli come elementi assoluti uno per uno. In pratica, ci vengono quasi spontanei di fare alcune azioni, per raggiungere degli obiettivi, ma non li mettiamo in ordine, cioè non andiamo a scegliere i punti sui quali agire e sui quali intervenire per interferire nel mondo e raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo. L'arte dell'agguato serve esattamente a questo. Quando un individuo deve filare, comincia col procurarsi, intanto comincia a sapere cosa deve filare, poi comincia a procurarsi il telaio, comincia a procurarsi la lana, nel frattempo si è procurato l'abilità del tessere e così via. Cioè in pratica si è procurato tutta una serie di strutture e mette a posto tutti gli elementi uno a uno, finché alla fine raggiunge l'obiettivo che è quello di fare il filato che si era prefissato. Ma questo vale per ogni lavoro che noi facciamo. Ogni lavoro in realtà ha necessità di mettere in ordine i propri elementi con cui essere concluso, con cui essere portato a termine. Però normalmente le persone non sono consapevoli di questo. Ebbene, essere consapevoli di tutti gli elementi che concorrono per portare a termine un obiettivo significa poter riprodurre tutti quegli elementi ogni volta che dobbiamo portare a termine un obiettivo. In pratica, se noi ci alleniamo a ogni volta che vogliamo raggiungere un obiettivo, a mettere in ordine gli elementi che servono per il raggiungimento di quell'obiettivo, a un certo punto della nostra vita, quando arriva l'illuminazione dell'arte dell'agguato, noi lo facciamo automaticamente. Non è più difficoltoso mettere in ordine gli elementi per raggiungere quell'obiettivo, ma diventa automatico, come diventa automatico per ogni animale, per ogni essere che vive all'interno della natura. Noi però abbiamo perso questa capacità, abbiamo perso la capacità di praticare l'arte dell'agguato, abbiamo perso la capacità essenzialmente di agire nel presente in funzione di un obiettivo. Ma agire nel presente in funzione di un obiettivo è esattamente la condizione per la quale siamo esseri della natura. Noi non abbiamo nessun'altra ragione di agire in presente e modificare il presente se non per raggiungere degli obiettivi. E vedremo adesso che cominceremo ad affrontare gli elementi per ritornare all'interno per agire nella società civile, come l'agire per raggiungere degli obiettivi ci porta invece ad elaborare una certa condizione, un certo modo di vedere la vita e le cose nella società. Abbiamo detto arte dell'agguato che conclude gli elementi della natura. E quando si parla dell'arte dell'agguato, tutte le persone si identificano con la tigre, cioè tutte le persone pensano a se stesse come la tigre che aggredisce, la tigre che raggiunge l'obiettivo, la tigre che riesce a conquistare il suo pranzo, diciamo così, il suo obiettivo. Nessuno, o quasi nessuno, si identifica invece con la preda. Ma la preda della tigre, anche lei ha messo in atto tutta una serie di condizioni per trovarsi là in quel momento e farsi divorare da una tigre. La tigre è stata abile per arrivare nel posto giusto, al momento giusto, per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, ma la preda è stata abile ad ignorare delle condizioni del mondo che l'hanno portata ad essere là come preda in quel momento. In pratica, se la tigre ha praticato l'arte dell'agguato, la preda non ha praticato l'arte dell'agguato nei confronti del mondo, sempre che non volesse essere la preda di quella tigre. Pertanto, non esiste solo la scelta di chi si è trasformato in predatore, ma esistono le scelte, la sequenza di scelte anche per chi si è trasformato in preda. Normalmente si dice che gli animali vecchi siano disponibili a diventare prede per morire rapidamente. Però in ogni caso, quando noi trasferiamo questo elemento nella società e ci troviamo ad essere degli individui che vivono all'interno della società,
siamo spesso delle prede di altri individui, di istituzioni, di condizioni che ci condizionano e ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi. Cioè spesso noi siamo delle prede dalle quali dobbiamo sottrarci, e per sottrarci va applicata tutta l'arte dell'agguato come se fossimo una tigre. Perché non è soltanto il raggiungimento di un obiettivo come parte attiva della mia azione, ma anche il mio sottrarmi diventa arte dell'agguato. Se io avessi fatto stregoneria in un paese islamico, avrei fatto delle cose diverse perché la società di quel paese mi imponeva delle cose diverse. Cioè potevo raggiungere gli stessi obiettivi o obiettivi simili, però mettendo in atto una strategia diversa. Perché quando noi pensiamo di agire, dobbiamo organizzarci. Ma se noi non ci organizziamo, decine di migliaia di persone che ci stanno attorno di fatto si organizzano. Per cui non pensiamo mai di essere i padroni delle cose o i padroni del mondo. Siamo soggetti che vivono in una società che è fatta di individui che pensano e che sono dinamici. E proprio con questo discorso, attraverso questo discorso, noi entriamo negli elementi, nelle tecniche della stregoneria per vivere nella società. Quando io dico vivere per sfida, che la vita è tutta una sfida, non sto dicendo una cosa strana, perché in realtà voi e me stiamo vivendo per sfida fino ancora prima di essere un individuo. Cioè prima ancora di essere la prima cellula in pancia di nostra madre, c'è stata la corsa degli spermatozoi e fu una sfida per arrivare in tempo, per arrivare all'ovulo, come fu una sfida per l'ovulo quella di scegliere lo spermatozoo migliore. Cioè noi la sfida l'abbiamo ancora prima di essere individui, per cui è una caratteristica che appartiene a tutta la natura. Cioè non si tratta di dire questo è morale e questo è immorale. Ciò che è morale e immorale appartengono ad altre categorie. Ma noi viviamo per sfida fino ancora prima di nascere. E il vivere per sfida, per raggiungere l'obiettivo, è la condizione della natura. È il grande Ares, il figlio di Era, che attraverso Zeus venne calato fra gli esseri della natura. Ares è la contraddizione, Ares è la sfida in se stessa e per se stessa, ed è la condizione per la quale c'è la vita. La vita c'è per sfida e solo attraverso la sfida costruisce se stessa. E allora noi che viviamo in una società, questo tipo di società, che agisce in questo modo rispetto ai bambini, rispetto agli adulti, rispetto alle leggi, rispetto a una democrazia o a una tirannide, come volete. Come dobbiamo vivere? Quali sono le tecniche che dobbiamo praticare? La prima tecnica è quella di cui vi ho parlato un attimo fa. Cioè vi ho detto che la tigre, per affrontare il cervo, per prendersi la preda, ha dovuto praticare l'arte dell'agguato. La preda, per non essere presa, doveva praticare l'arte dell'agguato per sottrarsi da possibili avversari, da possibili nemici, dalla tigre stessa. Sottrarsi è fondamentale. Ognuno di noi, quando nasce nella società, è una preda. Fin dalla pancia della madre, la madre ci dà un imprinting, ci dà un'impostazione della nostra struttura emotiva. Fin da quando nasciamo, attraverso la madre, noi abbiamo il primo imprinting emotivo per rispondere alle sollecitazioni del mondo. Il mondo in cui nasciamo deve fagocitarci, deve trasformarci in parte di se stesso, perché il mondo esiste al di sopra gli individui, al di là degli individui, come padrone degli individui. E anche se il mondo non si qualifica come padrone degli individui, l'individuo stesso deve rompere ogni schema per trovare il proprio cammino, per trovare il proprio futuro. In questa società in cui noi viviamo,
la prima cosa da fare è toglierci dal centro del mondo. Questa è un'azione di stregoneria fra le più complesse che esistano. Ognuno di noi viene educato dal cristianesimo essenzialmente per considerarsi nei pensieri del Dio padrone. Cioè il Dio creatore dell'universo pensa a lui, proprio a lui, provvede a lui, segue lui, lui è nei pensieri di Dio, pensa quanto amore ha Dio per te. Bene, il sistema educazionale del mondo in cui noi viviamo ha un obiettivo primario, farti sentire al centro del mondo, farti credere di essere al centro del mondo. Identificarti col Dio padrone e diventare emanazione del Dio padrone quando tu stai emanando il Dio padrone. In pratica ti fa sentire al centro di tutto il mondo, come se tutto ti fosse dovuto, come se tutto il mondo aspettasse te. Sia che tu sia nella miseria, nella povertà più nera, sia che tu sia nella ricchezza, nella maggior ricchezza possibile immaginabile. Il sistema sociale, il mondo, tenta di farti credere di essere nelle aspettative del Dio padrone. Ebbene, questo credere di essere al centro di qualcosa, o che qualcuno ti debba qualcosa, o di avere dei diritti per nascita, o di avere qualcosa che ti spetta di diritto, è la prima cosa da cancellare nell'individuo che pratica stregoneria. Perché? Perché essere al centro del mondo è una fregatura. Significa essere la preda della società. Significa crearsi tutta una serie di illusioni di onnipotenza in cui chiunque ti fa fesso come vuole. Significa illudersi che chi sta usando parole di inganno in realtà stia usando parole alate, parole emotive, parole piene di senso. Significa cadere in tutte le trappole che esistono, dove la trappola, dove l'agguato che le tigri della società ci tendono, servono per agguantare delle cose nostre a cui noi non davamo valore. Perché ricordatevi che anche la persona, quando è nella merda, quando è proprio avvolta nella miseria e nella disperazione, ha sempre qualcosa che gli si può portare via. Sempre. E siamo delle prede proprio perché la società ci organizza ad essere prede, perché la società non vuole che noi siamo dei cittadini protagonisti, dei cittadini attivi nella società. La prima cosa da fare è quella di toglierci dal centro del mondo, cioè impedire al mondo di trasformarsi in prede, di impedire al mondo di mangiarsi, levarsi fuori, cavarsi fuori. Addirittura ci sono delle persone che fanno sparire la loro immagine, fanno sparire i loro dati, in modo che nessuno sappia che nemmeno esistono. Perché questo che nessuno sappia che nemmeno esistono è un modo per non essere prede, però è anche un modo per non predare la società, è anche un modo per non manifestare il proprio intento. Per cui questa estremizzazione in realtà è una negazione di quello che è l'individuo all'interno della società in cui vive. L'individuo nega se stesso e si cancella dalla società, sparisce dalla società e sparendo dalla società chiaramente sparisce anche come preda, però sparisce anche come predatore, sparisce anche come individuo propositivo che agisce nella società in funzione dei suoi obiettivi. Ma togliersi dal centro del mondo non è una questione di togliersi fisicamente dal centro del mondo facendo sparire i propri dati. Significa far sparire le proprie emozioni dall'essere al centro del mondo. Significa far sparire le aspettative. Significa far sparire l'idea che ci sia qualcuno che pensa a te. Significa far sparire che qualcosa ci sia dovuto. Cioè, significa far sparire dalle emozioni che noi siamo il centro del mondo. Ed è una condizione estremamente difficoltosa perché si tratta di andare contro a ciò che l'educazione invece ci ha imposto, cioè l'illusione secondo cui noi siamo al centro del mondo, secondo cui a noi tutto è dovuto, secondo cui a noi qualcuno
abbiamo dei diritti al di là di quello che è il nostro vivere. Togliersi dal centro del mondo significa non aver più aspettative. Non aver più aspettative gratis dal mondo in cui viviamo. Qualunque cosa va conquistata, qualunque cosa bisogna impegnarsi, qualunque cosa è un obiettivo da raggiungere, qualunque cosa richiede le nostre energie. Naturalmente questo non è assoluto, cioè esistono delle cose che possiamo dare scontate, ma le diamo scontate perché sono delle relazioni che noi abbiamo costruito con gli altri. Cioè sono le relazioni che abbiamo costruito, che abbiamo armeggiato. Ma l'importante è togliersi dal centro del mondo come aspettative assolute di essere nell'idea del Dio padrone, nell'essere nell'idea di qualcuno. Noi siamo nell'idea di qualcuno soltanto se serviamo a qualcuno. Un esempio di questa illusione lo abbiamo in Berlusconi. Cioè Berlusconi aveva la mania, il vizio, l'abitudine di raccogliere le informazioni personali delle persone che lo incontravano. Per cui quando la persona lo incontrava Berlusconi, Berlusconi cominciava a chiedergli informazioni sulla sua famiglia, come stavano, se sua figlia aveva raggiunto un obiettivo, se stavano bene. In pratica parlava della famiglia dell'altro o degli interessi dell'altro. In questo modo l'altro si stupiva di quanto lui era nell'idea, nella mente di Berlusconi, ma non era vero, era solo un inganno. Perché quella persona aveva qualcosa da portare a Berlusconi, una funzione lavorativa, oppure la Daddario aveva il sesso da portargli o qualcun altro. Cioè, in pratica, fingeva di interessarsi alla persona per portare via delle cose alla persona, cioè per rapinarlo alla persona. E le persone fiduciose andavano perché si credevano al centro del mondo, per cui al centro anche degli interessi di Berlusconi, che lo vedevano chissà come cosa. Togliersi dal centro del mondo significa non avere aspettative, significa sapere che tutto quello che avremo, se lo avremo, ce lo conquisteremo. E questo è il primo elemento per vivere da dei nella società. Il secondo elemento, una volta tolti dal centro del mondo, è l'atteggiamento scettico. L'atteggiamento scettico significa tutto ciò che mi arriva dal mondo, io lo prendo con le pinze. In pratica, non nego i fenomeni che mi arrivano dal mondo, nego la mia capacità di interpretare in maniera corretta quei fenomeni. E finché quei fenomeni io non li ho verificati, considero pure quei fenomeni, ma non mi abbandono ai fenomeni. Cioè, in pratica, se qualcuno mi dice facendo questa operazione posso avere un guadagno, non è che io nego la possibilità di poter avere quel guadagno, ma resto scettico. Finché io quel guadagno non l'avrò raggiunto, metterò in atto anche delle azioni di protezione perché quel guadagno potrei non averlo raggiunto, potrei essere stato ingannato. Cioè lo scetticismo è un atteggiamento nato con la Grecia, nato da Pirrone, da Carneade, che fu fondamentale per costruire anche la stessa filosofia. Anche se poi gli scettici degenerarono all'interno della ragione negando qualunque cosa, anche ciò che arrivava sotto i sensi, affermando che ciò che i sensi percepivano non era corretto, per cui negarono anche le possibilità di intento. Ma questo appartiene alla ragione. Quando noi agiamo nella società, noi sappiamo di essere prede di qualsiasi condizione si verifichi nella società, per cui ciò che ci viene offerto non è altro che il vermetto attaccato all'amo. E noi dobbiamo essere molto attenti al fatto di non abboccare all'amo e di non avere l'amo impiantato nel palato e non poter più poi fare quello che vogliamo. Per cui dobbiamo essere molto attenti alle cose che facciamo. E lo scetticismo è la tecnica che ci permette di verificare qualunque cosa ci viene mostrata, ci viene portata. Per cui noi non ci illudiamo che ciò che ci viene mostrato sia effettivamente l'oggetto per ciò che
ma ci agiamo in modo tale di comprendere che l'oggetto sì, potrebbe essere ciò che ci viene presentato, però potrebbe anche non esserlo. Per cui dobbiamo mettere in atto tutta una serie di difese per sapere che ciò che ci viene detto, ciò che ci viene presentato, non è coerente con ciò che ci illude che sia. Per cui ci si illude che la crisi sia finita, in realtà la crisi economica non è assolutamente finita, ma sta arrivando a delle condizioni che sono disastrose, è solo che qualcuno continua a sventagliare questo vermicello davanti agli occhi dei pesci dicendo la crisi è finita, la crisi è finita, la crisi è finita. In realtà non è assolutamente vero e se non vengono messe in atto delle difese estremamente coerenti, estremamente forti, proprio per difenderci dai disastri che stanno arrivando e noi abbocchiamo a quell'amo, siamo finiti davvero. Cioè nel senso che quando noi saremo completamente col culo per terra, non avremo più nessuna difesa per difenderci. Lo scetticismo è un'arma di difesa importantissima perché nella società che noi, in cui noi viviamo, gli individui sono o produttori di merci o consumatori. Se vogliono essere individui, per essere individui e non sono produttori di merce, non sono consumatori, devono essere in qualche modo condotti ad essere dei consumatori e dei produttori di merce. Vengono ingannati come produttori e vengono ingannati come consumatori, perché fa comodo a una struttura di potere, a una struttura di comando, di usare le persone come oggetti che producono e che consumano. Non siamo cittadini, se non lo rivendichiamo. E non siamo nemmeno cittadini a cui possono essere date delle risposte. Vale per tutto il discorso della Repubblica, le risposte che fece la Repubblica Berlusconi, dove Berlusconi non rispose a quelle risposte, nonostante fosse un dipendente dei cittadini e fosse suo dovere rispondere a quelle risposte, a quelle domande. Ebbene, Berlusconi non lo fece. E il nostro atteggiamento è un atteggiamento scettico. Per quel che mi riguarda, Berlusconi è un consumatore di cocaina. Perché i dati che arrivano è che il personaggio che gli ha portato le prostitute da Berlusconi era un trafficante di cocaina. Per cui non ho nessun elemento per non sospettare che lui non sia un cocainomane. E non ho nessun elemento per sospettare che lui non sia un criminale, che lui non sia un mafioso. Cioè, ho più elementi per sospettare il suo coinvolgimento in attività criminali che non elementi per pensarla diversamente. E allora, cos'è che devo fare nella società? Devo mantenere un atteggiamento scettico. E l'atteggiamento scettico è quello che mi costringe alla verifica. E se mi costringe alla verifica, evito di ingannarmi e di farmi ingannare. Atteggiamento scettico, dunque. Nego la realtà dell'oggetto che si presenta, non perché nego l'oggetto, ma perché nego gli effetti dell'oggetto e voglio proteggermi. Ma questo io non lo posso far sempre. Io non posso sempre negare che l'oggetto che si presenta sia come si presenta. Io necessariamente devo emettere dei giudizi. E i giudizi spesso nella società mi vengono richiesti. E io devo emetterli. Allora, se io sono costretto ad emettere dei giudizi per chi votare, per chi mangiare, per le scelte che ci sono nella società o quant'altro, e però non ho elementi sufficienti o elementi talmente coerenti per poter emettere quel giudizio, come faccio io a emettere quel giudizio? Devo emettere quel giudizio, però so che il giudizio che emetto è monco, non è esattamente il giudizio che io vorrei emettere se avessi tutti gli elementi che concorrono a formare il giudizio. Non ce li ho tutti, però devo emettere lo stesso giudizio. Allora cosa emetto? Emetto un giudizio di necessità. Che cos'è il giudizio di necessità? È un giudizio che io do su un determinato oggetto o su una determinata situazione che però non lo calo dentro me stesso. Cioè io do il giudizio perché devo fare un'organizzazione di lavoro, perché ho un'organizzazione familiare da portare a termine, perché ho degli investimenti da fare.
Però so di non avere tutti gli elementi. Allora quel giudizio non lo calo dentro di me, non diventa la verità. Non diventa l'oggetto assoluto sul quale io ripongo le mie aspettative. Io non ci investo le mie emozioni. Emetto sì il giudizio, ma so che domani, se io riesco a capire qualcos'altro, il mio giudizio va cambiato. Ebbene, quel giudizio di necessità è il giudizio che viene usato in stregoneria. Io ho emesso un giudizio di necessità. Quando ho scritto il Sentiero d'Oro, ho detto che gli dei greci facevano schifo. Era un giudizio di necessità, cioè non avevo gli elementi per valutare e per comprendere e interiorizzare gli dei greci. Quando ho avuto gli elementi per comprendere gli dei greci, ho cambiato il giudizio, ho dato un altro giudizio, ma io non ho sposato quel giudizio, non sono dato a morte sul giudizio secondo cui gli dei greci non erano quello che io pensavo. Ho modificato il mio giudizio rispetto agli dei greci, anzi ho penetrato la situazione per comprendere gli dei greci e ho sviluppato nuovi giudizi. Ma se io vado avanti, giudizio dopo giudizio, a mano che io interiorizzo informazioni e dati sulla realtà che sto giudicando, chiaramente non sono prigioniero di un giudizio, non ho la verità del Dio padrone. Non dico che il sole gira attorno alla terra e mando a morte le persone se dicono il contrario, ma uso le mie sensazioni per dare un giudizio che appartiene al momento in cui il giudizio è dato, che appartiene agli elementi per i quali io do quel giudizio. Ma io quel giudizio non l'ho sposato, non l'ho fatto mio, non l'ho interiorizzato. Pertanto io i giudizi li posso cambiare. Io i giudizi li posso cambiare in qualunque momento. Io non ho una verità. Ma se non ho una verità, ho una libertà di giudizio. Perché io, quando io do un giudizio, lo do assoluto. Per me in quel momento il giudizio che do, lo do con tutto me stesso e lo do con passione, ma non lo interiorizzo. Domani, quando nuovi elementi si presentano alla mia ragione, io cambio il mio giudizio, modifico il mio modo di giudicare il mondo, modifico il concetto che ho sugli oggetti. Perché? Perché anche se io ho presentato al mondo con tutta la mia passione quel giudizio, non l'ho interiorizzato, non l'ho fatto diventare la verità dell'esistenza di Dio. Cioè, mi sono trasformato, mi sono modificato e nel trasformarmi e nel modificarmi ho dato un nuovo giudizio che viene presentato come quello precedente con assoluta integrità, viene presentato con volontà, viene presentato con passione. Ma è un giudizio che magari può anche essere contrario del giudizio precedente. L'importante è che quel giudizio sia il frutto del mio lavoro, della mia trasformazione, sia frutto della mia conquista. Ma è importante che io non accetti un giudizio. Mentre nel cristianesimo la verità è l'oggetto che un individuo deve interiorizzare, perché l'individuo deve interiorizzare la verità che gli viene data dal Dio, e quella è la verità, e là l'individuo si ferma. In stregoneria questo non è. In stregoneria c'è un cammino verso l'infinito. Pertanto io non ho nessuna verità da percepire in questo momento, né nessuna verità che è una meta. E allora, se io non ho una verità che è in questo momento, né nessuna verità che è una meta, il giudizio mio soggettivo è la mia verità in questo momento, che cambia a mano che arrivano i nuovi dati. Ma perché possa cambiare con una certa agilità, è necessario che io non l'abbia interiorizzato, è necessario che io non vi abbia investito sopra le mie emozioni. Perché se io l'ho interiorizzato e vi ho investito sopra le mie emozioni su quel giudizio, l'ho trasformata in una forma di verità, l'ho trasformato in un oggetto da vendere, da dare agli altri, da discutere, da imporre agli altri, perché se gli altri mi mettono in discussione quel mio giudizio, mi mettono in discussione il mio investimento emotivo, mettono in discussione il mio coinvolgimento e io questo non lo posso più fare.
E allora quel giudizio si è trasformato in una forma di verità assoluta che poi diventa quella del Dio padrone che viene imposto mediante le armi. Ma io devo sganciarmi da qualunque verità. E quando mi sgancio da ogni verità, non è che non esiste il vero, non è che non esistono le mie trasformazioni, non è che non esiste il mio cammino verso l'infinito, non è che io in questo momento non ho un'opinione o non do un giudizio. Ma l'opinione e il giudizio che do non sono ciò che io interiorizzo, non sono ciò che la verità che vendo ad un altro. Non vendo mai una verità, vendo sempre un'opinione che supporto con le argomentazioni, non una verità. Non c'è una verità da vendere, ci sono delle opinioni supportate da argomentazioni. Ma quando le argomentazioni sono tali da costringere un individuo a cambiare la sua opinione, io sono pronto a cambiarlo, perché non ho interiorizzato quel modo di vedere e di percepire le cose e la vita. E questo è il terzo elemento, il giudizio di necessità. Il quarto elemento con cui noi affrontiamo la quotidianità, noi affrontiamo la vita quotidiana, è chiederci il perché delle cose. Chiederci il perché delle cose. Le cose hanno un loro perché. Le affermazioni delle persone che incontriamo hanno un perché. Le azioni del datore di lavoro hanno un perché. Le azioni del mio vicino hanno un perché. Qualunque azione, qualunque affermazione, qualunque cosa noi vediamo o percepiamo, ha sempre un perché e ha dei fini e ha degli intenti, non è a se stessa, non solo, ma ogni azione, affermazione, qualunque cosa, emerge sempre da un insieme, sia che quell'insieme porti quella cosa ad emergere, sia che io, attraverso la percezione, la faccia emergere da un insieme che percepisco. Quella cosa ha sempre un perché. E il perché delle cose è importante perché se io separo l'oggetto che si presenta, l'affermazione del mio vicino, le mail che ricevo o qualunque cosa dall'insieme che l'ha prodotta, io quella cosa la tratto come oggetto in sé. Ed è un oggetto in sé, ma non vive per sé. Non è espressione di se stessa, ma è espressione di qualcosa, di un insieme che l'ha generata. E dall'analisi di quella cosa, del perché della cosa, io devo riuscire a risalire all'insieme, alle intenzioni che quella cosa ha prodotto. E questo vale per qualunque cosa si sviluppi e si presenti all'interno della società. Non esiste un oggetto che si presenta alla nostra percezione e che sia in sé e per sé, ma esistono degli oggetti che si presentano alla nostra percezione, o anche trasmissioni televisive, o anche affermazioni, o anche, che sono il prodotto di un insieme che lo ha prodotto, che lo ha mandato. E quell'insieme è estremamente complesso, che però è riassunto all'interno della cosa che mi è giunta, all'interno della percezione che mi è giunta. Se io analizzo l'oggetto che mi è arrivato e mi chiedo il perché di quella cosa, io riesco a risalire anche all'insieme che quella cosa ha prodotto, o almeno a una parte di intenti, una parte di relazioni che ha prodotto quell'oggetto. Per cui quando io mi confronto con quell'oggetto, non mi confronto più per ciò che l'oggetto appare o semplicemente per come l'oggetto vorrebbe apparire a me, ma mi confronto almeno con una parte delle intenzioni di cui quell'oggetto è portatore. E questo è importantissimo, perché noi non è che siamo nati così, cioè non siamo un oggetto che si muove nel mondo, noi siamo un oggetto che si muove nel mondo perché milioni di generazioni lo hanno prodotto, milioni di condizioni lo hanno selezionato, milioni di altre cose sono intervenute. Cioè ciò che noi siamo non è che siamo noi perché noi siamo questo,
ma noi siamo questo perché infiniti processi di trasformazione ci hanno portati ad essere questo, cioè il nostro perché è la manifestazione di una natura, la manifestazione di un insieme che ci ha prodotto. E questo vale per qualunque altra cosa, cioè chiedersi il perché delle cose, che poi alla fin fine si riduce a chiedersi il perché delle cose in relazione al nostro intento del vivere nella società, è fondamentale che ci porterà, per esempio, a chiamare le cose col loro vero nome, che è il chiamare le cose col loro vero nome all'interno della società. Certi politici sono abilissimi a spacciarvi a voi il vero nome della loro ideologia, darvi la loro interpretazione di concetti fondamentali, concetti giuridici o concetti costituzionali o concetti morali. Sono bravissimi, ma se voi non riuscite a chiedervi il perché delle cose, cioè non riuscite a entrare nel politico e a costringere il politico a manifestare quell'insieme per cui quella cosa viene prodotta, non riuscite neanche a capire l'ideologia che sta dietro a quel politico. Cioè, praticamente voi scambiate destra-sinistra, sinistra-destra, non tanto in base a una ideologia, ma in base a delle affermazioni che possono coincidere o meno col vostro tifo, col vostro tifare. Per cui se il vostro tifo coincide con la squadra dell'Inter, quel politico va bene. Se il vostro tifo coincide con la squadra della Juventus, quel politico non va bene. Cioè, il perché delle cose che vengono dette hanno un insieme da cui viene generato, hanno un insieme ideologico, hanno degli intenti. E riuscire a chiedersi il perché delle cose significa mettere in sintonia i nostri intenti con quelli delle cose che nella società ci arrivano. E la società in cui noi agiamo è abilissima a farci diventare prede, a farci diventare pecore del suo gregge. E ci sono molti pastori che continuano a chiamarle pecore, ci sono molte bandiere che sventolano, che chiedono alle persone di fare il corteo dietro, ci sono molte chiamate alle armi che chiedono alle persone di sposare questa o quella causa. Noi viviamo una società che incita le persone a diventare parte di un gregge, e se noi non riusciamo a selezionare e le cose che ci arrivano, gli elementi ideologici che ci arrivano, gli elementi sociali, gli elementi politici, gli elementi culturali, e capire qual è l'insieme da cui quegli elementi emergono, noi ne saremmo una preda. Per cui chiedersi il perché delle cose è un atto di volontà assoluta, cioè significa superare la cosa che ci viene incontro per cogliere ciò che c'è dietro. Ed è un atto di stregoneria. Cioè, praticamente uno ti presenta 100 euro e quando ti metterai 100 euro di cui ne hai assoluta necessità, tu fai l'analisi su perché questo ti offre 100 euro. Cioè, superi la tua necessità, salti il tuo stato del momento e vai ad analizzare perché ti offre 100 euro. E magari ti accorgi che è meglio che gli lasci là e che vai via. Ed è un atto di stregoneria, perché significa saltare il bisogno, saltare la nostra volontà di far tifo, significa saltare la nostra partigianeria per cogliere esattamente ciò che ci sta dietro. E solo la stregoneria può fare questo, cioè solo chi ha una disciplina sufficiente nella propria struttura emotiva può fare questo tipo di salto. E infine, visto che sono arrivati gli ultimi minuti, affrontiamo l'ultimo discorso. Scusate, l'ultimo discorso che è relativo al vivere nella società, l'ultima tecnica praticata dalla stregoneria. È una tecnica che è presa da Castaneda e si chiama follia controllata. Inizialmente questa tecnica serve per far credere all'altro che noi non siamo ciò che lui crede che noi siamo. In pratica noi mascheriamo il nostro essere per ingannare qualcuno. Non è esattamente così, o meglio, cominciando così si può cominciare, ma la follia controllata viene calata all'interno delle emozioni delle persone. Cioè le persone diventano effettivamente un soggetto diverso. Dentro di noi abbiamo decine di personalità diverse,
decine di modi diversi con cui afferrare il mondo. E noi possiamo diventare qualunque di queste possibilità e possiamo sviluppare le emozioni di qualunque possibilità. Cosa significa questo? Significa che serve per proteggersi. Questo tipo di stregoneria non serve per ampliare la nostra capacità di comprensione, serve per sminuire la nostra capacità di comprensione. Sminuire la nostra capacità di comprensione proprio per poter parlare al mondo, in modo di impedire al mondo di toccarci, proprio per impedire al mondo di individuarci come prede. La follia controllata serve per mascherare le persone. Le persone si mascherano rispetto al mondo proprio per fare in modo che il mondo non le individui come prede. Quando abbiamo parlato all'inizio del cervo e della tigre, no? Il cervo può praticare la sua follia controllata. C'è il corvo, mi sembra, che pratica follia controllata per gioco e fa finta di essere zoppo, aspetta che il coyote gli si avvicini e quando il coyote gli si avvicina lui spicca il volo. In pratica pratica questo inganno. Ma la follia controllata non è semplicemente la pratica dell'inganno. La follia controllata è quello che fa lo stregone, cioè si mette il mantello per non far vedere il suo aspetto alle persone. Si mette il suo mantello per non far vedere il tipo di conoscenza che ha. Si mette il suo mantello perché la società non venga toccata o non lo pensi qualcosa di superiore o qualcosa di pericoloso. Per cui la follia controllata è l'occultamento di se stessi, è un sparire. E lo fanno alcuni stregoni che vivono molto intensamente le società civili. E lo si fa quando la cultura è arrivata a un livello tale che se non si viene mascherati, chiunque pensi che vuoi predarlo, chiunque pensi che gli vuoi vendere qualcosa, chiunque pensi che gli vuoi vendere un partito, un'ideologia o qualcos'altro. Purtroppo quando si raggiunge un certo livello di conoscenza non si può fare a meno di manifestarlo, non si può fare a meno di parlarne, non si può fare a meno di discutere. Il problema diventa che le persone parlano sempre per cose semplici. Anche in internet potete vedere, si scrive sempre molto poco, si scrive sempre in modo ristretto, si usano frasi semplicissime per comunicare. Ebbene, la follia controllata è un modo per mascherarsi, perché in realtà servono milioni di parole per dire un qualcosa, per riuscire solo a dare un'idea di un aspetto. Mentre invece le persone hanno paura che quando usi troppe parole non sanno più leggere, gli vuoi vendere qualcosa, gli vuoi rifilare qualcos'altro. Ebbene, la follia controllata serve per sottrarci dalle persone e impedire che le persone individuino lo stregone. Ma questo vale anche per i partiti politici, vale anche per la chiamata alle armi di ogni gruppo. Tutti vorrebbero che tu facessi delle cose. Anziché dirgli di no, puoi esercitare follia controllata, puoi sottrarti in questo modo. Ebbene, la follia controllata impedisce all'altro di toccarti, impedisce all'altro di individuarti come preda, impedisce all'altro di mettere in atto delle strategie per agguantarti. Cinque elementi per vivere nella società fatta di dei, e sono fondamentali, perché se i 10 elementi che abbiamo usato per la natura, per rientrare nella natura, erano elementi d'agguato, erano elementi aggressivi rispetto al mondo o rispetto a noi stessi, questi elementi per vivere nella società civile sono invece elementi difensivi. Togliersi dal centro del mondo è una difesa. Lo scetticismo è una difesa. Toglierci al centro del mondo è una difesa fra chi vorrebbe trasformarti in una preda, pensiero del Dio, pensiero del padrone, e nello stesso tempo, mentre tu pensi alla provvidenza del padrone, io ti mangio. Lo scetticismo è una difesa, cioè io ti presento delle cose, ti illudo e tu invece ti difendi mediante, vediamo prima, analizziamo prima. Il giudizio di necessità è una difesa. Comunque sei costretto a dare un giudizio,
però ti difendi col giudizio di necessità. Chiedersi il perché delle cose è una difesa. Significa non prendere come assoluto l'oggetto che ti arriva e invece pensare a ciò che ci sta dietro, pensare all'insieme che quell'oggetto ha manifestato ed è una difesa. E infine, la follia controllata è una difesa. Cioè, in pratica, la stregoneria all'interno della società si difende. Cioè, si difende dal non farsi fagocitare dalla società, dal non farsi sottomettere, dal non farsi trasformare in bestia del gregge. Mentre per ritornare nella natura dobbiamo affrontare noi stessi, modificare noi stessi, plasmarci per afferrare e percepire il mondo in maniera diversa, per vivere nella società dobbiamo difendere il noi stessi. Perché noi nasciamo bambini. Nasciamo senza con una ragione limitata, nasciamo con una percezione del mondo e fin dal primo giorno la nostra percezione viene manipolata dalla società, viene manipolata dalla famiglia, noi veniamo continuamente trasformati. Ebbene, la cosa che ci resta una volta adulti è quella di fermare quella che è l'azione della società nei nostri confronti. È il tentativo di fagocitarci, il tentativo di trasformarci in prede. Allora, se per ritornare nella natura ci siamo modificati per avere una percezione più ampia, per vivere in mezzo alla società dobbiamo tenere presente che nella società in cui noi viviamo, la società tende a trasformarsi in prede. E adesso sono arrivato quasi alla fine dell'orario, sto anche perdendo i colpi. Dunque, 5 elementi per difenderci all'interno della società civile. Per difendere cosa in fondo? Per difendere le nostre emozioni, per difendere il nostro intento, per difendere i nostri progetti, per difendere le variabili che noi introduciamo nella società, per difendere la possibilità di fondare il futuro, per difendere ciò che noi andiamo ad armare. Cioè l'intento della società, cioè le passioni della società, cioè tutti quegli individui che vivono in maniera propositiva e in maniera attiva la società. L'arte della stregoneria è l'arte della trasformazione. Fin da quando Boccaccio riscoprì gli dèi, la stregoneria stava già agendo. Quando Carlo Magno tagliò la testa a 4.500 pagani sassoni, la stregoneria iniziava il suo cammino. Si tratta di trasformare il mondo in cui noi nasciamo. Si tratta di mescolare il crogiolo della vita e il crogiolo della società. Si tratta di diventare persone propositive. Si tratta di sviluppare il nostro potere di essere. 10 elementi per ritornare nella natura. 5 elementi per difendersi nella società. 4 elementi per diventare degli dèi. E i 4 elementi per diventare degli dèi saranno l'argomento della prossima trasmissione. Noi riparleremo ancora del crogiolo dello stregone, riparleremo ancora dell'ultima fase. 10 elementi per rientrare nella natura da quale siamo nati, 5 elementi per difendersi nella società, 4 elementi per trasformarsi in dèi. E questi 4 elementi per trasformarci in dèi saranno l'argomento della prossima trasmissione. Ma se io sono rientrato nella natura, se io mi sono difeso dalla società e non mi sono fatto fagocitare, non mi resta altro che trasformarmi in un Dio. E di questo ne parleremo nella prossima trasmissione. Io praticamente sono arrivato alla fine di questa trasmissione. Sono arrivato alla fine del parlare per sfida. E parlare per sfida all'interno della società significa una grandissima sfida, perché è facile essere dalla parte della tigre ed avere artigli taglienti e zanne potenti per afferrare il cervo, ma le strategie di vita, le strategie della natura sono anche quelle dei piccoli insetti, sono anche quelle degli esseri inermi, che sanno agire strategicamente e sanno agire magicamente per vivere in questa contraddizione. E se noi nasciamo come prede, nasciamo come individui che vengono predati nella società, è
dobbiamo armarci per questo, dobbiamo armarci per affrontare al meglio le condizioni. Non possiamo semplicemente subire una società che ci trasforma. Dobbiamo diventare adulti ed è fondamentale diventare adulti. Diventare adulti significa essere responsabili di ciò che noi facciamo, significa essere propositivi, significa guardare il futuro che ci viene incontro. E quando si guarda il futuro che ci viene incontro, significa agire nel presente. Ma se ognuno di noi viene fagocitato dalla società, viene trasformato in una preda, allora, come fanno gli operai adesso di Marghera, si può solo salire sulle torri e mettersi a pregare che se qualcuno non interviene sulla situazione lavorativa ci si butta giù dalla torre. Ma questa è la disperazione, questo è l'atto dell'individuo fagocitato, cioè questo è l'atto dell'individuo che si crede creato all'immagine e somiglianza di un Dio, che si credeva intoccabile. E invece no, lui era una preda della società. Come lo erano tutti gli interinali prima di lui, come lo erano tutte le persone che non avevano la possibilità di manifestare se stesse, di essere propositive, che non si sono attrezzate adeguatamente per affrontare le condizioni della vita in cui erano. Si era prede e quando si è prede arriva la condizione in cui si viene predati del tutto. Ci si crede sicuri, ci si crede nella testa del Dio padrone, ci si crede invincibili e intoccabili. E invece poi crolla tutto il palco, non ci si era attrezzati adeguatamente. Attrezzarsi adeguatamente significa far fronte anche alle condizioni della vita. E quando Berlusconi vi dice guardate che la crisi è finita, in realtà non è vero, il peggio deve ancora arrivare. Ma lui è Berlusconi che vi dice che la crisi è finita e guadagnerà in borsa. Io invece vi dico che il peggio sta ancora per arrivare. Ma io non guadagno in borsa, io non ho traffici, io non ho nulla, dico solo attrezzatevi. Attrezzatevi per essere al meglio quando i problemi arriveranno ancora più forti di quelli che sono. Cinque elementi per difendersi nella società. Quando però la mazziata in testa arriva forte, non c'è più nulla con cui ci possiamo difendere. Prima lo potevamo fare, quando potevamo sottrarre la nostra testa alla mazziata. Quando la mazziata arriva è troppo tardi. Bene, io chiudo qui la trasmissione per oggi e vi do appuntamento per la prossima che lancerò sempre in Facebook. Vi do appuntamento per parlare di cinque, i quattro elementi che ci portano a diventare dei. E questo è l'argomento della prossima trasmissione. Ciao a tutti e ripartiamo col discorso, con la trasmissione che era in piedi prima di iniziare questa. Per cui riprendiamo i discorsi, prego, sulla depressione. Ciao.